La figura dell'imprenditore, diciamo, nella visione della via italiana alla fabbrica 4.0 è assolutamente centrale e tipica della nostra economia da anni e da decenni addirittura, perché è quella che ha fatto grande la seconda manifattura italiana, l'ha portata nel mondo e l'ha portata naturalmente in Europa. La contraddizione apparente potrebbe essere quella di cercare di capire come l'imprenditore possa, diciamo, mixare la sua funzionalità etica e il cuore che ha sempre messo nella propria azienda con l'automazione, che in parte sembrerebbe spersonalizzare naturalmente l'animus dell'imprenditore, ma ricondotto attraverso la sua capacità e la sua sensibilità all'interno, diciamo, del contesto della sua azienda, diventa cuore più tecnologia. Questa sarà la via italiana che noi dovremo perseguire per il 4.0.